Buona domenica e benvenuti a Tennis Break, penultimo appuntamento dal Circolo Tennis Francesco Guzzini di Recanati, dove è in corso il Guzzini Challenger. Risultati importanti nella giornata di ieri. Abbiamo i primi due finalisti che si sfideranno proprio questo pomeriggio alle 18 nel campo centrale. Sono i favoriti dal pronostico, in particolar modo uno, la testa di serie numero uno proprio del torneo, Gilles Muller, mentre l'altro sfidante è venuto fuori man mano dal tabellone. Una bella sorpresa la sua, quella del serbo Ilija Bosoljac, che ha ben impressionato durante tutto il torneo. A giocare per primo ieri pomeriggio è stato ovviamente il serbo, perché poi aveva da disputare la finale di doppio della sera. Serbo che ha avuto di fronte a sé un avversario ostico, il giovanissimo ungherese Marton Fucsovics. Una partita davvero combattutissima tra i due. Primo set che termina per 7-6, dove l'ungherese ha giocato molto bene, un buon dritto il suo, bene anche nel servizio e ha messo in seria difficoltà il serbo. Secondo set invece condotto dall'inizio alla fine da Bosoljac, che ha mostrato di essere in grande condizione fisica, un'ottima tenuta atletica per lui. Subito dopo è sceso in campo Gilles Muller, ricordiamolo che attualmente il numero 76 del ranking ATP. Non era mai accaduto che un giocatore con un così basso ranking partecipasse al Guzzini Challenger, e Muller si è confrontato con un avversario di tutto rispetto, un avversario senz'altro difficile da battere, come il russo Konstantin Kravchuk, che aveva eliminato al primo turno il beniamino di casa delle pubblico recanatese, il giocatore leopardiano Giacomo Micini. Konstantin Kravchuk ha posto una grande resistenza, mostrandosi sempre in palla, e soprattutto ricordiamo che Muller non è riuscito mai ad andare due game sopra l'avversario, nonostante una leggera superiorità rispetto a Kravchuk. Tant'è vero che il primo set termina 7-5, ancora più combattuto il secondo, che si conclude 7-6 per il lussemburghese, che ha sofferto molto il gioco di Kravchuk, soprattutto il rovescio. Era davvero un rovescio bello da vedere, dei colpi leggiadri che caratterizzano un pochino la tecnica del giocatore russo, sostenuto poi in tribuna dalla moglie, la nota modella Veronika Kravchuk, modella anche di una nota marca automobilistica, che lo ha sostenuto durante tutto il torneo. Vittoria quindi importante per Muller, che sfiderà quindi in finale Bosoljac, che subito dopo è però sceso di nuovo nel campo centrale per la sfida di doppio in coppia con l'amico Tosic contro l'irlandese Klaskay e il lituano Grigelis. Anche qui vera e propria battaglia. In avanti vanno subito il lituano e l'irlandese, quindi Klaskay e Grigelis, tant'è vero che si impongono immediatamente nel primo set per 7-5, ma rispondono subito bene Bosoljac e Tosic nel secondo, tanto da riuscire a chiuderlo per 6-4. Si va quindi al match tie-break, dove però continuano ancora i due serbi a farla da padrone, tant'è vero che chiudono con un netto 10-5. Vittoria meritata per loro, un po' di rammarico per Klaskay e Grigelis. Ricordiamo proprio che Klaskay vinse il doppio 2 anni fa, quando nel singolo ci fu l'affermazione di Simone Bolelli. Vinse allora in coppia con il francese Martin, che proprio nel 2011 aveva conquistato il Guzzini Challenger. E dopo 2 anni di dominio italiano, perché dopo Martin ci fu la vittoria di Bolelli e poi l'anno scorso di Fabiano, comunque vada, domani ritornerà il Guzzini Challenger in mano ad un giocatore straniero, o che sia Muller o che sia Bosoljac. Ma noi abbiamo sentito i protagonisti di questa sfida di doppio, Bosoljac e ricordiamo anche Klaskay e Grigelis, ai nostri microfoni, con un Tosic che non è voluto intervenire perché un po' intimidito. Davvero una bella cerimonia di premiazione, con presente anche il presidente del Circolo Tennis Adolfo Guzzini e tutti i ragazzi e ragazzini che hanno collaborato in questa bellissima edizione.
È stato un giorno difficile, ho vinto il singolo e non è stato facile ed anche il doppio è stato complicato. Questa sera abbiamo fatto abbastanza tardi e quindi sono felice che abbiamo vinto, sono stanco e dovrò recuperare. Stasera mi riposerò e devo cercare di essere in forma il più possibile per domani. Il match è difficile tra Grigelis e Kraski, due racchette davvero molto forti questa sera. Hanno giocato molto bene e penso che sia stato un match molto combattuto, specialmente per le condizioni. È abbastanza tardi e la palla non va veloce come oggi pomeriggio quando c'era il sole. È stato un match abbastanza combattuto ed è per questo che ci hanno breccato un paio di volte, ma alla fine siamo noi che abbiamo vinto. Voglio ringraziare il mio compagno che ha giocato con me questa settimana e sì, abbiamo proprio avuto una gran settimana. In più vorrei congratularmi con i nostri avversari. Hanno giocato molto bene oggi, ma sfortunatamente nel tennis c'è un solo vincitore. Tu stai guardando a tua sinistra perché c'è Tosic dall'altra parte che è un pochino timido e non vuole rilasciare l'intervista. Probabilmente sta parlando con qualche ragazza, non so che cosa stia facendo. Good luck for tomorrow for the final. Grazie, grazie mille. Speriamo di vederci dopo il match domani. Il torneo è andato abbastanza bene. Certo che la vittoria in questo doppio ci poteva anche stare, perché davvero per un soffio non è arrivata. Sì, siamo stati molto vicini in questa finale, che peccato che abbiamo perso il super tiebreak, che abbiamo fatto un bel match, abbiamo fatto un bel primo set, secondo set, peccato che abbiamo preso due break e non siamo riusciti a ribreccarli seconda volta. Super tiebreak li hanno giocato meglio gli altri, però abbiamo fatto un bel torneo, siamo contenti del risultato. E Klaski viene spesso qui da noi, quindi conosce bene questa superficie. Sì, sono già stato qui due volte, è uno dei primi challenger che ho vinto in carriera e l'ultima volta che ho giocato è stato 2 anni fa. Mi piace molto il torneo, come potete vedere ci sono molte persone che vengono a sostenere i giocatori, il pubblico è molto interessato ed è molto bello giocare di fronte ad una folla così. La vittoria l'anno prossimo, sì. Sì, se Grigelis gioca con me di nuovo. Sì, ovviamente spero di tornare un giorno e vincere, sarebbe bello. L'edizione del 2014 è stata davvero bella ed entusiasmante. Abbiamo visto dei giovani italiani che si sono fatti apprezzare, in particolar modo Napolitano Caruso. Abbiamo visto anche una sfida di doppio di altissimo livello come quella di ieri sera, in attesa di vedere questa finalissima tra Müller e Bosoliac. Quindi c'è tanta soddisfazione per quanto riguarda gli amici del Circolo Tennis Francesco Guzzini, dal presidente allo stesso vicepresidente Claudio Regini, che abbiamo sentito ai nostri microfoni. Soddisfatto il vicepresidente del Circolo Tennis Francesco Guzzini, anche perché abbiamo assistito a una grande finale di doppio con un numeroso pubblico presente e un grande spettacolo durante tutto il torneo, grazie ai due giovani italiani, soprattutto Napolitano e Caruso, che finalmente li abbiamo visti cimentarsi su una superficie diversa dalla classica terra, sul cemento, e il cemento c'è soltanto, possiamo dire, a Recanati. Questo è vero, questa è stata un'edizione sicuramente buona, come lo sono state anche le precedenti. Quest'anno in più abbiamo avuto la possibilità di avere anche questi i giovani come Napolitano, che è tra i migliori al mondo della sua età, e anche Caruso, e quindi l'abbiamo potuti anche vedere in una superficie, come giustamente dicevi, che è questa una superficie veloce, dove insomma, no, spesso non si riesce, non riusciamo a vedere questi giocatori impegnarsi in questo tipo di superficie. Pertanto è sicuramente un aspetto da far rimarcare, anche perché ricordiamoci che poi oramai a livello internazionale sul veloce ormai le superfici sono 2/3, quindi i tornei, sostanzialmente 2/3 di tutti i tornei a livello mondiale si giocano in superfici veloce. E qui in Italia noi, se non vado errato, è il secondo challenger che si gioca sul veloce, mi pare che il primo si faccia, se non vado errato, a Bergamo indoor. E quindi questo torneo dà la possibilità, proprio in questo periodo, di far cimentare coloro che arrivano. Quest'anno avevamo 16 nazioni presenti, appunto di iscritti al main draw, dà la possibilità di cimentarsi in questa superficie per prepararsi al meglio per il torneo nordamericano, quindi prima canadese e poi. Washington ormai alle porte, manca pochissimo tempo, pochi giorni anzi. Assolutamente sì. Quindi direi che questo è sicuramente un bel viatico per tutti i giocatori che possono prepararsi al meglio in questa superficie.
E poi ricordiamo anche l'ottimo rapporto tra il Circolo Tennis Francesco Guzzini e la Federazione Italiana, che ha mandato proprio nel campo veloce recanatese le wild card Trevisan e Napolitano Caruso, che hanno regalato un grande spettacolo durante tutto il torneo. Ma direi di sì. Colgo l'occasione per ringraziare la Federazione Italiana Tennis, che da quest'anno ha voluto essere vicina ai challenger e a noi, devo dire, in particolare, quindi colgo l'occasione senz'altro per rimarcare questo aspetto, perché ci dà una mano con un contributo che ci consente di continuare in questa manifestazione alla quale noi teniamo molto, ci impegniamo. Le difficoltà delle sponsorizzazioni ogni anno che passa sono sempre maggiori e quindi assolutamente benvenuto un aiuto molto importante, direi, della federazione. Bene, davvero tutto, non mi resta altro che darvi appuntamento a domani pomeriggio per l'ultimo aggiornamento di Tennis Break, dove vi daremo il risultato della finalissima di questa sera. Io intanto vi ricordo di visitare il nostro sito internet all'indirizzo www.ctguzzini.it, dove troverete il live score e anche la diretta streaming, e di visitare anche le nostre pagine Facebook, Twitter e Instagram con tante foto e tanti aggiornamenti per conoscere chi sarà il vincitore dell'edizione 2014 delle Guzzini Challenge. Non mi rimane quindi altro che darvi appuntamento a domani e augurarvi tanto buon tennis in nostra compagnia. Arrivederci.